Ciao a tutti ragazzi, io sono Ornette e benvenuti in una nuova recensione. Per questa recensione voglio parlare della P226X5 della Cybergun. La P226X5 è una pistola nella realtà single action usata per il tiro sportivo e dinamico. La pistola, così come i caricatori, sono interamente composti in metallo, a parte il grip che è fatta in plastica. La replica del soft air è molto simile alla sua controparte reale, infatti le dimensioni e i materiali utilizzati ricordano molto l'arma vera. La pistola ha un sistema di scarrellamento, infatti ogni colpo la pistola farà indietreggiare il carrello, come accade nelle armi vere. Il carrello è disarmabile attraverso l'apposito tastino e il cane è ovviamente funzionante. Possiamo trovare la sicura azionabile con il pollice. Ora la pistola risulta insicura, mentre ora è pronta a fare fuoco. I caricatori della pistola, anch'essi full metal, ospitano un totale di 25 colpi alimentati a CO2. Per disarmarla non bisognerà fare altro che scarrellare e far uscire il colpo in cane. Per smontare il carrello superiore basterà farlo indietreggiare fino ad arrivare a questa posizione e ruotare questo elemento in modo tale da poter far scorrere via i carrelli in avanti. In questa immagine possiamo vedere il meccanismo di sparo. Mentre nel pezzo superiore possiamo trovare la canna e il meccanismo di hop-up, modificabile attraverso la rotazione di questo pezzettino qua, che spero che si veda. Questo. Per rimontarla bisognerà reinserire il carrello nell'apposita guida e rimettere in posizione il blocco. Se volete vedere dei video dove questa pistola viene utilizzata, vi lascio in sovraimpressione vari link con i minuti esatti in cui la pistola è utilizzata durante una partita. La potenza di uscita è di circa 94-95 metri al secondo ed è molto costante dal momento che l'alimentazione usata è CO2. I caricatori vengono estratti e inseriti molto facilmente. Questo fa sì che il cambio sia molto più rapido. Il grilletto ha una parte morta e in seguito una corsa abbastanza lunga. Le tacche di mira sono molto comode e sono state dipinte di bianco in modo tale che siano ancora più visibili. La pistola è molto pesante e questo potrebbe essere anche abbastanza scomodo per qualche giocatore. Per questa recensione è tutto, ci vediamo al prossimo video.